Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Sono passati 30 anni da quella notte, una notte incredibile per Firenze, ma dove la realtà deflagrò, la parola effettivamente da utilizzare in questo caso, nel cuore della notte, quando il cuore di Firenze fu colpito da una bomba, da un ordigno che scoppiò ai Georgofili e mise in ginocchio una città in un certo senso, almeno per le prime ore. Le indagini poi e quello che è scaturito subito dopo sono ciò di cui parleremo soprattutto stasera, ma è anche l'occasione questa, in questa puntata, per ricordare appunto nel trentennale quella notte drammatica per la città di Firenze. È un anno particolare questo, proprio per la ricorrenza celebrata anche dalla presenza domani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche per ricordare la strage dei Georgofili. Noi intanto la ripercorriamo in un minuto nella nostra copertina, vediamo. Era buio, non c'era, mancava la luce. Andando avanti, silenzio strano. Poi sotto i piedi qualcosa scricchiolava, già si cominciavano a sentire dei pezzi di vetro. Percorsi il piazzale degli Uffizi, poi girai a destra ed arrivai in via dei Georgofili. Sono le 1:04, nel silenzio della notte, un boato. Firenze è stata colpita al cuore. Un'autobomba in via dei Georgofili provoca 5 morti e decine di feriti. Venne a lavorare, aprì alle 6 la mattina, non sapevo nulla e arrivai qui, c'era un fotografo che era impolverato, tutto mi rimase impresso perché era vicino all'edicola, e gli chiese cosa era successo e non mi rispose. Io sono arrivato a Firenze e ho ereditato il lavoro straordinario fatto da 4 magistrati irripetibili, Gabriele Grazzi, Piero Vigna, Beppe Nicolosi e Sandro Crini. È proprio uno di quei magistrati irripetibili, lo vedete adesso inquadrato, Giuseppe Nicolosi è con noi stasera, grazie intanto per essere con noi. Grazie a voi, grazie. Per darci una mano in questo racconto, Nadia Tarantino, collega di Toscana TV. Ciao Nadia, ciao. Un piacere averti Buonasera. Con noi. Parto subito da te perché voglio chiederti, diciamo, il cappello introduttivo, poi ovviamente lo giriamo a Nicolosi. Che cosa sappiamo noi intanto? Partiamo dalla cronaca, diciamo così, di quella notte fiorentina del 27 di maggio del 93. Di quella notte fiorentina sappiamo che è sicuramente un attentato mafioso, lo hanno detto le sentenze di primo grado, lo hanno detto le sentenze di secondo grado, lo ha stabilito anche la Cassazione. Sappiamo che la mafia in quella stagione alzò il tiro e passò dagli attentati alle persone agli attentati invece di altro tipo, quelli che colpivano in qualche modo tutto il paese, perché per la prima volta, forse addirittura, poi il dottor Nicolosi magari su questo potrà essere più preciso, per la prima volta si colpiva la cultura, si colpiva l'arte, si colpiva il patrimonio, che è patrimonio ovviamente di tutti. Quindi questa decisione di alzare il tiro evidentemente significava, aveva come significato quello di fare la voce ancora più grossa con lo Stato, perché c'erano, come dire, delle cose da aggiustare. Era stata approvata tra l'altro da non molto tempo la legge 356 del 1992, che apportò una serie di modifiche e creò condizioni decisamente
veramente peggiorative per Cosa Nostra. E questo potrebbe essere uno dei, in qualche modo, dei moventi, no? dell'intensificarsi di quella stagione. Noi in questa puntata, ve lo dico già adesso, sentiremo anche alcune testimonianze importanti, ma insomma quella più importante in questo senso l'abbiamo in studio con noi. Voglio con lei, Nicolosi, partire ripercorrendo quello che già diceva Nadia. Lo vediamo anche nel cartello numero 2, questa l'abbiamo messa in grafica, è più o meno la stagione delle stragi di quegli anni. E come diceva Nadia Tarantino, si passa dall'omicidio di Salvo Lima del 92 alla strage di Capaci, ovviamente, e quelle di Via D'Amelio, poi all'attentato dei Georgofili, ed è una sorta di novità effettivamente anche nella strategia degli attentati. Nicolosi, fu un'evidenza che si raccolse fin da subito questa, un cambio diciamo di passo anche dal parte della parte dunque della questo cambio di strategia, di obiettivo fu immediatamente percepito, perché a seguito dell'attentato a Falcone in particolare, vi erano state delle collaborazioni importanti, c'erano stati mafiosi di primo piano che avevano collaborato a Caltanissetta con la dottoressa Boccassini in particolare, e questi mafiosi di primo piano delineavano, descrivevano, raccontavano questa nuova strategia che era, per così dire, in animo di Sreina, cioè quello di mutare l'obiettivo da l'attentare alla vita di nemici o di persone ritenute comunque avverse a Cosa Nostra a invece a colpire il patrimonio artistico in particolare. Fu anche una sorta di novità per, come dire, a livello territoriale, nel senso Firenze forse come parte dell'Italia, una parte anche se volete anche culturale, insomma di città attrattive anche dal punto di vista turistico, si ritenevano forse indenni a questo tipo di fenomeni, era così? Queste azioni di tipo terroristico erano inedite in continente. Nel corso dei processi abbiamo ricostruito, diciamo, la genesi anche di una sorta di dibattito interno che c'è stato in Cosa Nostra per diciamo così, dare il via libera a questi attentati in continente, perché avevano immaginato anche di realizzarli in Sicilia, ma poi si era divenuti a questo compromesso, perché avevano pensato ai templi di Agrigento, di Selinunte o altre opere irripetibili in Sicilia, poi avevano deliberato per la campagna in continente. Nadia, tra poco passeremo al processo, anche a capire ai processi, insomma, che cosa è avvenuto. Ti chiedo soltanto però, vuol dire, un tuo parere anche giornalistico, perché poi lì, quando succedono queste cose, tra poco vi faremo sentire anche un'intervista, insomma, se volete, davvero particolare al Vigile del Fuoco e poi a quello immortalato nella fotografia, no? Che raccolse il corpicino della bambina che fu estratto dalle macerie. Furono ovviamente momenti concitati in cui inizialmente si pensò a una fuga di gas, ma l'idea dell'attentato arrivò subito. Forse si voleva scacciare inizialmente l'idea che potesse essere effettivamente Firenze, gli Uffizi colpiti dalla mafia, ma poi alla fine ci si arrivò abbastanza velocemente, e anche dal punto di vista della ferita, diciamo, simbolica della città per i cittadini, fu un momento davvero molto particolare, no? Sì, anche perché insomma chi si ritrovò a raccontare, a scrivere di quelle vicende in quei giorni, chiaramente la prima cosa, quella che colpiva di più, è che la mafia è arrivata anche a Casa Nostra. Sì, Cosa Nostra è arrivata a Casa Nostra. Questa fu, diciamo, la cosa che fece più, come dire, impressione subito dalla prima ora. Però Firenze in qualche modo già si era misurata con una minaccia, perché non dobbiamo dimenticare che il 5 novembre del 1992 nel giardino di Boboli fu ritrovato un proiettile di artiglieria. Ci fu una telefonata all'ANSA, una telefonata, come dire, di rivendicazione, che non fu subito percepita come tale, non fu subito compresa, quindi come dire, fu quasi un segnale, un avvertimento, non so se lo possiamo chiamare così, su questo Nicolosi ci potrà correggere eventualmente, ma insomma la mafia in qualche modo da Firenze c'era già passata. Ecco, per esempio, chiedo a Nicolosi, fu quello il giorno in cui Firenze finì nel mirino di Cosa Nostra?
Firenze quel giorno finì nel mirino di Cosa Nostra in quanto città rappresentativa di questo patrimonio artistico irripetibile. Lei giustamente ha ricordato questo prologo, diciamo, di questo ordigno lasciato sotto una statua nel giardino di Boboli e di cui nessuno aveva avuto percezione all'epoca. I carabinieri l'avevano ritrovato questo ordigno, i giardinieri di Boboli l'avevano consegnato ai carabinieri, ma la cosa era finita lì. Non successivamente, quando ci sono state delle collaborazioni, si è potuto stabilire che era effettivamente un gesto intimidatorio voluto direttamente da Riina. Ed era un po' chiaramente un prologo della strage dei Giorgofili. Allora, viaggiamo ovviamente su due binari, ma perché poi tra poco voglio chiedere anche a Nicolosi anche la sua percezione, se vuole, umana, prima ancora che professionale, di quella che fu quella strage, del ricordo proprio vivo che ha. Per ricordare quella notte però abbiamo anche il contributo, la testimonianza del vigile del fuoco che strasse il corpo della piccola dalle macerie. Ascoltiamolo insieme. Io in quel momento mi trovavo in centrale, a un certo punto sentiamo un gran boato e qualcuno anche un lampo. E quando sono arrivato qui sotto l'arco delle carrozze, a me mi è sembrato di arrivare in un posto di guerra, perché macerie dappertutto, tetti divelti, un incendio, il fuoco ai piani superiori fra le macerie. È stato visto delle foto dei genitori, una bambina piccola, e di lì ci è venuto di dire: ma qui forse c'è qualcuno. Con l'autoscala sono andato su all'ultimo piano della torre e lì ho visto, mentre salivo l'autoscala, ho visto un armadio, una cyclette, ho notato una cucina dove ho visto della frutta fresca sul tavolo, un seggiolone e dei giocattoli da bambino piccolo. Sono entrato io dentro l'appartamento per vedere se c'era qualcuno, ma era in delle condizioni molto molto pericolose. Ho dovuto legarmi e entrare dentro, controllare quello che potevo controllare, ma risposte non ne ho avute, sicché siamo presi e siamo rientrati giù e allora abbiamo cominciato a scavare. La prima cosa che è venuto fuori è stato un piedino. Abbiamo continuato a scavare, scava, è venuto fuori la piccola Caterina. Stavano per metterla e portarla via, però era tutta nuda, allora mi sono premunito ad andare a cercare un lenzuolino e l'ho avvolta e poi l'ho portata via. Ecco, mi sono un po' defilato perché ero un po' scosso da questa cosa, da tenere in collo questa piccola questa bambina di 50 giorni. E sono rimasto un po' da una parte e poi dopo ho ricontinuato anch'io a scavare fino al ritrovamento dell'altra bambina, e la mamma e il padre. Io tutte le volte che passo di qui mi sembra di rivivere quella situazione, come quella notte. Questo è il racconto, insomma, da brividi, se volete, di quello che fu il vigile del fuoco, appunto, che strasse Caterina e poi anche successivamente Trenadia e i genitori dalle macerie. E c'è un passaggio, Nicolosi, in cui dice: sembrava uno scenario di guerra. Questo è qualcosa che ritorna spesso nei racconti delle persone che arrivarono su quel luogo, vale anche per lei? L'abbiamo ripreso anche noi nel corso del processo, l'abbiamo detto anche nella requisitoria. Cioè, Firenze aveva conosciuto questo tipo di devastazione solo nell'ultima guerra mondiale, ed effettivamente il delitto di devastazione è stato fra quelli contestati ai mafiosi, con la finalità di terrorismo. Vedendo le immagini si è visto subito, no? si parlava del dubbio iniziale della eventuale fuga di gas, ma in un'immagine della facciata del palazzo di fronte alla torre si vede chiaramente quella che è l'effetto mitraglia dell'esplosione da territolo. Infatti gli esperti che intervennero dissero subito che si era trattato di un'esplosione con l'uso
del Tritolo. Diciamo, la fuga di gas era più una speranza, no? Per tanti anche cronisti che una realtà. L'iter processuale, Nadia, è stato lungo e complicato, tra l'altro, come dire, ci sono anche nuove evidenze, ovviamente anche un arresto simbolicamente molto importante, non solo simbolicamente, negli ultimi tempi. Proviamo a ripercorrerlo velocemente. Allora, guarda, in poche parole, è stato sì un iter lungo, poi alla fine insomma si è ovviamente definito fino alla Cassazione, che ha confermato una quindicina di ergastoli, 14 mi sembra, e poi anche le altre pene degli altri imputati, a cui non era ovviamente possibile esprimere una sentenza di ergastolo perché avevano avuto un ruolo più defilato, erano stati accusati di reati che non prevedono appunto quel tipo di sentenza, o comunque avevano fatto parte, diciamo, di altri attentati, perché poi ovviamente in tutto questa vicenda di Georgofili non dimentichiamo che ci sono stati anche altri attentati, certo, che quindi hanno seguito ovviamente iter giudiziari magari dove appunto non ci sono stati morti. Tra l'altro sono attentati dei quali non si parla mai. Il suo collega Chelazzi, ho letto un'intervista proprio in questi giorni che rilasciò, in uno delle cerimonie, delle commemorazioni dei Georgofili, lui diceva: ricordiamo sempre i Georgofili, ma dovremmo ricordare anche il resto del danno che Cosa Nostra ha fatto in quella stagione tremenda. Chelazzi diceva sempre: a Firenze per tanto tempo abbiamo mangiato pane e stragi. Esatto. Ma non soltanto Firenze, poi Firenze è diventata un po' il simbolo. Lei è d'accordo quando con questa diciamo affermazione? Ecco, che Chelazzi diceva: ricordiamoci anche gli altri, nonostante Chelazzi sia stato uno dei pilastri di quei magistrati irripetibili. Chelazzi è stato l'anima, la mente, l'intelligenza, il motore di quella indagine a cui io poi sono affiancato e abbiamo lavorato. Lui diceva: abbiamo mangiato pane e stragi, si riferiva all'impegno che c'è stato a tempo pieno per un tempo lungo, per circa 6 anni, tutto il tempo in cui sono durate le indagini e una parte dei processi. Si è parlato poco, come diceva Gabriele, di queste stragi, perché mancava il personaggio illustre, ma in realtà, a parte che le vittime sono naturalmente tutte uguali, e Firenze e Milano hanno avuto 5 morti. Sì. L'attentato allo Stadio Olimpico è stato una vera fortuna che non sia stato portato a compimento, perché i carabinieri uccisi sarebbero stati tantissimi. Quindi direi che Gabriele aveva centrato nel segno con quella definizione. Senta, volevo chiederle una cosa, poi tra poco farò sentire anche, diciamo, uno spunto che arriva da Andrea Bigalli, ma ci arriviamo tra un attimo. Prima volevo chiederle una cosa: il contesto anche del lavoro della magistratura che, insomma, che vi trovaste ad affrontare, il contesto storico di quegli anni era il contesto fortemente instabile, certo, no, nel nostro paese. C'erano i processi di Mani Pulite, c'era stata Tangentopoli, c'era un clima di instabilità generale molto forte e anche di diffidenza nei confronti delle istituzioni. La magistratura era in un certo senso un punto di riferimento anche, certo, per i cittadini, secondo lei? Era così sicuramente, che era un momento di crisi generalizzata delle istituzioni a seguito delle vicende Tangentopoli e poi quello che aveva rivelato Mani Pulite, e poi quindi c'era uno Stato che sembrava vacillare, debole sotto vari punti di vista, e effettivamente la magistratura in quel periodo ha rappresentato un grosso baluardo, un punto di riferimento. Molte vocazioni dei magistrati, dei giovani magistrati, risalgono a quel periodo.
Sicuramente quindi in questo contesto storico-politico il fatto che fossero stati eseguiti questi attentati lasciava iscrivere gli stessi attentati nell'ambito di un contesto che poteva guardare oltre la realizzazione esclusivamente in capo a Cosa Nostra, quindi ai mafiosi. Noi a Firenze dunque abbiamo fatto, sono state ricordate, abbiamo fatto, fino a quando ci sono stato io in procura, abbiamo fatto 4 dibattimenti di primo grado, che si sono conclusi tutti come sono stati ricordati, abbiamo fatto 4 inchieste, chiamiamole sui mandanti esterni o sui concorrenti esterni a Cosa Nostra. Le indagini che abbiamo seguito, prima io e il dottor Chelazzi, poi col dottor Crini, fino a tempi recentissimi, fino al 2015 sostanzialmente, non hanno consentito, secondo la nostra valutazione, di acquisire elementi certi per affrontare un processo e per traguardare, come diceva Chelazzi, quando parlava del nostro lavoro, diceva: noi non guardiamo a una misura cautelare, a una condanna di primo grado, ma intendiamo proiettarci su una sentenza definitiva. Ecco, noi non avevamo alcuna di queste certezze, quindi abbiamo chiesto delle archiviazioni che poi sono state disposte dal giudice. Torno subito da te, Nadia, ma prima, perché si collega a questo ragionamento, le faccio sentire Andrea Bigalli, che è referente di Libera, l'associazione contro le mafie per la Toscana, e oggi presiede anche l'osservatorio regionale per la legalità, proprio in merito, diciamo, a ciò che sta anche sopra, se volete, all'attentato dei Giorgofili e a quello che poi fu il lavoro della magistratura. Sentiamo Bigalli. La cosa drammatica è che l'impressione mia è che noi non sapremo mai che cosa è realmente successo. Attenzione, non tanto per quanto riguarda gli esecutori materiali, noi sappiamo tutto della dinamica dell'attentato, ci manca però il livello superiore, cioè la mandanza assoluta, chi ha tratto vantaggio da questa strage, perché altrimenti si rimane all'idea che i corleonesi fossero una specie di banda di pazzi, folli, assassini, e non lo erano, avevano invece un progetto politico ben preciso e determinato. Quindi su ciò che dobbiamo capire a livello bisogna rimanere, guardate, fatemi adoperare un termine, implacabili, cioè bisogna andare in fondo. Guarda, io penso che il processo sulla trattativa Stato-mafia sia stato uno dei processi in assoluto più censurati, ma non in forma bieca, diretta, no? Ma è proprio l'opinione pubblica, è come se si fosse spaventata di fronte alle conseguenze di questo processo. E che in fondo anche i nostri stessi colleghi abbiano avuto il timore di coprire più di tanto l'evento da un punto di vista mediatico. E invece bisogna ripartire dalle verità processuali quando ci sembrano adeguate a quello che è successo, perché questa storia, la storia di questo paese, deve essere capita per poter continuare a scriverla secondo una logica diversa. Allora, Nicolò, si concorda con quanto diceva Bigalli? Concordo, dal punto di vista... Allora, concordo in parte, perché la sovrapposizione di un accertamento giudiziario, di una verità giudiziaria che ha delle sue regole precise, sia nelle indagini, sia naturalmente per l'acquisizione delle prove in dibattimento, risponde a principi diversi. Concordo con un'altra parte del ragionamento, cioè che tutto quello che è stato fatto, teniamo presente una circostanza che mi preme sottolineare, il processo trattativa che hanno fatto a Palermo è alimentato per la gran percentuale dagli atti delle nostre indagini fiorentine. E in quel processo sono state elevate delle imputazioni, violenza privata, attentato, eccetera, che erano imputazioni che non potevano essere speculari a quelle che interessavano noi. Noi a Firenze avevamo bisogno di dimostrare che ci fosse stato qualcuno che avesse concorso in questi reati, cioè nei reati di strage. E noi abbiamo ritenuto che, per quello che abbiamo raccolto fino a quel momento, non ci fossero questi elementi.
Un'altra questione è quella delle responsabilità, diciamo, e delle valutazioni politiche che potevano essere fatte sulla base di quel materiale. E lì credo che ci fossero tutte le condizioni perché la politica traesse le conclusioni che erano giuste formulare in quella sede. E che invece non fu fatto. Senti Nadia, siamo in chiusura, tra l'altro lo voglio dire perché è un errore, di solito non si sottolineano, ma in questo caso mi fa piacere farlo, nell'iter processuale noi vi abbiamo fatto vedere la scheda numero 1, rimandiamola pure in onda, siccome l'abbiamo ripresa da insomma, una trasmissione di qualche mese fa, se voi guardate nel capitolo del 6 maggio 2002 la sentenza di Cassazione conferma 15 ergastoli tra i condannati, Provenzano e anche Matteo Messina Denaro. Scritto lì erroneamente latitante, oggi non lo è più, perché è un aggiornamento importante, diciamo, e c'è una contemporaneità, diciamo, anche rispetto alla strage di 30 anni fa. Non lo è più, non è più latitante. Io, guarda, se mi perdoni, magari sì. Non ti sentire scavalcato, però no, una prego, cosa certo. Vorrei chiedere al dottor Nicolosi. Improvvisamente si arresta Messina Denaro, improvvisamente, non improvvisamente, ognuno la legge come vuole, si arresta questo latitante super ricercatissimo, passatemi questo termine. Improvvisamente, non improvvisamente, lo si arresta a casa sua, era già successo con Totò Riina. Sono appoggi su cui un latitante di quello spessore può contare, sono appoggi, come dire, incrollabili, non si è cercato bene, allora si aprirebbe, come dire, un altro scenario, un'altra domanda inquietante, oppure le cose accadono quando devono accadere? Ora, questa è una domanda a cui non sono in grado di rispondere, perché naturalmente tutta la fase relativa alla cattura di Matteo Messina Denaro è stata... Però se l'è fatta un'idea, Nicolosi? O sì, comunque l'idea, ce l'ha allora, una, allora, l'idea un'opinione? Me la sono fatta perché Matteo Messina Denaro era già latitante quando noi l'abbiamo individuato tra gli organizzatori della strage. E naturalmente approfondendo la sua posizione ne veniva fuori questa grande, come dire, simbiosi col territorio, col suo territorio di provenienza, cioè era lì che lui veniva coperto, era lì che già allora era questa la valutazione degli investigatori che si erano occupati della sua posizione, quindi la copertura del luogo, quella del procuratore di Palermo ha parlato anche di una borghesia mafiosa, mi pare sia quello che abbia potuto consentire la latitanza a casa propria. Poi vorrei precisare un'altra cosa, che storicamente le latitanze dei grandi capi o dei grandi mafiosi avvengono sempre sul territorio, non è possibile comandare e gestire da lontano, a distanza, ecco. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo esaurito il nostro tempo. Noi insomma ogni anno e anche quest'anno raccontiamo anche diverse sfaccettature di quella strage dei Gergofili. Oggi ci siamo forse concentrati meno sull'aspetto umano, anche delle vittime, se volete, che insomma rimangono comunque ricordate nelle targhe e giustamente nelle commemorazioni che ogni anno e quest'anno in particolare si svolgono nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Gli diamo e gli daremo comunque spazio anche come emittente, come Toscana TV, lo faremo anche, ve lo dico già da adesso, domani a partire da mezzogiorno con uno speciale che si dedicherà anche a questo momento, vista anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto sottolineare questo importantissimo anniversario. Grazie mille, grazie. Giuseppe Nicolosi, grazie, per essere stato davvero. Grazie a Tarantino per aver partecipato. Ovviamente grazie. A tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui con Telegram. Buona serata a tutti. Grazie.